Zero Drop non l'ho sentito, continuo a dire sulla la mia sullo Zero Drop o 10 di drop o 12 drop. Sicuramente ti fa correre di più di un avampiede, quindi magari dobbiamo abituarci su quello. Quando incontro qualcuno e gli parlo di una scarpa zero drop, le reazioni sono tipicamente bipolari. E poi c'è Andrea che dal canale, quando gli parli di zero drop, ci dice che lo zero drop è irrilevante, soprattutto se corri in maniera efficiente. Un primo gruppo ha paura dello zero drop, soprattutto perché l'impatto sul tendine è quello più importante. In effetti, per una persona che pesa 70 kg, la forza generata sull'avampiede è di 1,9 kN, ossia 2,7 volte il peso corporeo. Fin qui tutto bene, ma l'impatto stimato sul tendine è di 4,7 newton, ossia 6,7 volte il vostro peso corporeo. E poi c'è un secondo gruppo di persone che non ha paura di queste statistiche, anche perché il tendine ha una grande capacità di immagazzinare energie e le restituisce il 35%, e non a caso nel passato tutte le scarpe veloci erano quelle con drop abbastanza basso. E poi comunque la forza di impatto verticale si distribuirebbe in maniera differente nel corpo, ma questa è tutta un'altra storia che vi racconterò prossimamente. Come ho già detto qualche settimana fa, Topo ci ha fornito queste scarpe, le Magnifly 3, per effettuare questa recensione. Sono davvero ottime scarpe, ma comunque vediamo le spec. Le Magnifly 3 hanno un'altezza dal suolo di 25 mm, ma comunque un'ottima sensazione di contatto al terreno. Hanno una tomaia in mesh ingegnerizzato leggera e traspirante che durante questo periodo estivo sicuramente si fa notare. Al tempo stesso sembra anche una tomaia durevole che non dovrebbe creare punti di rottura particolari nei punti più sensibili. L'intersuola è in eva iniettata, ha due densità, nella parte superiore uno strato più morbido per consentire comunque una calzata confortevole, nella parte inferiore per consentire invece un approccio più scattante, soprattutto per chi volesse correre velocemente. Ha sostanzialmente lo stesso peso delle Zephyr che abbiamo testato la settimana scorsa, ma al piede sembra comunque una scarpa più leggera, anche perché il contatto con il terreno è abbastanza evidente. Si corre veloce? Decisamente sì. Comunque chiediamo ad Andrea che nei prossimi minuti ci racconterà un po' il comportamento nella corsa di questa scarpa. Prima di passargli la parola, sappiate comunque che grazie alla collaborazione con Running Warehouse troverete fino a domenica un codice sconto qua sotto che vi consentirà di testare questa scarpa, le altre scarpe Topo oppure qualunque scarpa del catalogo Running Warehouse per consentire a voi podisti di provare nuove sensazioni e nuove tipologie di scarpe. E con questo è tutto, lascio la parola ad Andrea che vi racconta il dettaglio della scarpa. Andrea, gli iscritti al canale hanno votato per le Zephyr, però questa settimana, una settimana dopo la prima recensione, oggi parliamo delle Magnifly 3 Zero Drop. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, sono curioso di sapere intanto la scelta perché è ricaduta sulle Zephyr e non su queste. Beh, pensavo che la Zero Drop facesse più audience della 5, quanto più particolare mai recensita, però va bene. E quindi cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, la scarpa mi è piaciuta molto, anche qui praticamente arrivate insieme le scarpe, testate praticamente insieme. Zero drop non l'ho sentito, continuo a dire la mia sullo zero drop o 10 di drop o 12 drop. Sicuramente ti fa correre di più di un avampiede, quindi magari dobbiamo abituarci su quello, ma se siamo atleti che già corrono di avampiede, questo drop io davvero non l'ho sentito. Anzi, mi sono trovato molto a mio agio con questa scarpa. Ho fatto la mia prima uscita, cioè praticamente erano arrivate scartate, siamo usciti a correre. Io avevo preso la Magnifly Max, la Zephyr. Mi sono trovato da Dio perché andavo, magari stavo anche bene quel giorno lì, e abbiamo fatto anche il ritorno in progressione e la scarpa mi invogliava a correre. Roba che non succede tutti i giorni, cioè avere proprio una scarpa che ti accompagna nella corsa e non ti fa sentire la fatica. Infatti ero rimasto subito molto sorpreso da questa scarpa. Scarpa secondo me eccellente, ma secondo te a chi sono adatte queste scarpe? E guarda, è una scarpa sempre da podisti con una buona tecnica di corsa, quindi un tallonatore potrebbe usarle magari per migliorarsi un po'.
comunque spostare un po' il baricentro sull'avampiede. E sono scarpe da, come ho detto, per le Zephyr, da persone che pesano meno di 75 kg almeno. Ha una buona ammortizzazione la scarpa, ma comunque è leggera, quindi non è una massima ammortizzazione come potrebbe essere una Glycerin o una Vomero, per dire. E per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, anche questa è una scarpa da tutte le distanze. Non ci gareggerei sicuramente, però l'ho trovata molto buona anche sui lunghissimi. L'ho trovata bene su tutte le distanze. Anche con loro forse avevo fatto più di 25 km, adesso non mi ricordo, devo andare a controllare senza problemi. Quindi senza problemi di ogni sorta, polpacci tutto a posto a fine corsa. Quindi è una scarpa davvero da qualsiasi distanza. Sì, sono belle, belle ammortizzate. Cosa ne pensi del battistrada? Battistrada, per chi ha visto Zephyr, le Topo Zephyr, praticamente è lo stesso problema. Molto buono su asfalto, molto molto gnuco, non si rovina, è praticamente nuova ancora, però su pista bianca anche loro le sento abbastanza sdrucciolevoli. Però mi ha salvato da una spina che sto cercando di togliere adesso mentre sto parlando. È entrata una spina gigante e non è arrivata al piede, quindi sono anche abbastanza contento. E cosa ne pensi dell'intersuola in Eva iniettata? Guarda, l'intersuola mi piace, è sicuramente più morbidina rispetto alla Zephyr e anche al piede la sento molto confortevole. Max dice che mi piacciono un sacco perché assomigliano alle Rincon come idea. Sempre la stessa domanda, stesso numero o mezzo numero in più? La tomaia è diversa, quindi cosa ne dici? No, anche loro hanno una tomaia particolare, ma ripeto, è scelta di casa Topo, è molto ampia, stringe sul collo, ma è un fatto voluto, però io terrei lo stesso numero americano che abbiamo delle altre scarpe, assolutamente. È comunque molto spaziosa e confortevole. Esatto. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Anche lei una buona durata, primo perché è una scarpa comunque un po' più carrozzata rispetto alla Zephyr e la suola davvero non si consuma e quindi direi che gli 800 km canonici se li porta a casa tranquillamente. Andrea, e a che ritmi utilizzeresti questa scarpa? L'ho provata a tanti ritmi diversi, l'ho trovata buona fino ai ritmi del medio. Dopo ho fatto relativamente fatica a spingerla più forte. È strano perché quando fai lenti ti viene voglia di spingerla, quando fai medi comunque ci corri tranquillamente, sembra quasi di passeggiare, però fai fatica a spingere forte. Non so il motivo, ma vabbè, non mi interessa neanche perché non la userei per fare velocità, quindi. Onestamente non sono nemmeno pensate per fare Esatto, velocità. infatti sono delle A3, quindi già usarle per fare un medio e riuscirci tranquillamente è buono. E quali pensi siano i punti di forza e debolezza di queste Magnifly 3? Di forza sicuramente la versatilità, una scarpa che ho usato su lunghe distanze, corte distanze e ripeto da ritmi del medio fino ai lenti rigeneranti. Un buon grip sull'asfalto, punti di debolezza anche qua un pochino la tomaia retro e la poca presa sulla pista bianca. E che consigli potresti dare a chi vuole comunque passare a zero drop? Di prenderla senza problemi e di usarla magari su dei lenti non troppo lunghi, da 30-40 minuti le prime volte e vedere. Me ne rendo subito conto, se è una scarpa impegnativa perché arrivo a casa con i polpacci un po' duri e il tendine che grida un po' di vendetta, però fondamentalmente secondo me vi può aiutare anche a cambiare un po' la dinamica di corsa. Meglio passare da 10 a 5 o da 10 direttamente a 0? Guarda, se vuoi provare qualcosa di diverso, secondo me bisogna prenderla 0 drop, perché la 5 drop comunque è molto simile alle altre, poi avendo anche il controllo con la piastra, prenderei questa per avere una scarpa diversa, diciamo. A quale scarpe assomiglia questa scarpa? Guarda, è una scarpa
Io direi molto simile a delle A3, tipo le Ghost, tipo le Pegasus, tipo le Mizuno, le Rider per dire. Quindi una A3 di quelle po' più leggerine. Ripeto, tranne per l'aspetto dello zero drop. Poi per il resto una scarpa da lento molto simile alle altre che ovviamente mi fa correre più di avampiede. Ultima domanda, mi hanno chiesto su Instagram se testeremo altri modelli di Topo, cosa ne dici? Ma testare perché no? Avevo visto le scarpe da gara che mi interessavano abbastanza. Vediamo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. In conclusione, la scarpa è sicuramente promossa. Per chi non lo sapesse, io sono Massi, parlo di tutto quello che riguarda il mondo della corsa. Se vi è piaciuta la recensione, iscrivetevi al canale per non perdere la prossima e soprattutto stay strong. Ciao, alla prossima!